Questi tre ragazzi sono fratelli, per la precisione gemelli omozigoti. Sam è molto onesto e dice sempre la verità. Bob mente sempre. Alex invece è imprevedibile, a volte mente, a volte dice la verità. Amy è una vecchia amica dei tre. L'incontra di nuovo per la prima volta dopo molti anni e a malapena riesce a riconoscere chi è chi. Amy chiede al ragazzo seduto a sinistra quale fratello è seduto al centro. La risposta è: «Oh, quello è Sam!» Amy chiede allora al fratello al centro: «Come ti chiami?» Risposta: «Mi chiamo Alex!» Infine Amy si rivolge al fratello a destra e chiede: «Chi è quel ragazzo al centro?» Il fratello risponde: «È Bob!» Queste risposte lasciano perplessa Amy perché ha fatto la stessa domanda tre volte e ha ricevuto tre risposte diverse. Puoi aiutarla a capire chi è chi? Sam dice sempre la verità, quindi il fratello a sinistra non può essere Sam perché altrimenti non sarebbe in grado di chiamare qualcun altro per nome. Il fratello al centro non può essere Sam per lo stesso motivo. Quindi il fratello a destra deve essere Sam. E poiché sappiamo che dice sempre la verità, il ragazzo al centro è Bob e il fratello a sinistra è Alex. Sia Bob che Alex hanno mentito ad Amy. Non c'è da stupirsi che li abbia evitati per anni. Daniel ha prestato $100 ad Alex, uno dei tre gemelli. Qualche tempo dopo Daniel vorrebbe riavere il suo prestito. Una mattina incontra uno dei tre gemelli non lontano da casa sua. Daniel può fargli una domanda usando solo tre parole. Sam dice sempre la verità, mentre Bob ed Alex mentono sempre. Quale domanda dovrebbe fare Daniel? La domanda giusta sarebbe: «Sei tu Bob?» Ecco l'elenco delle possibili risposte che il ragazzo può dare. Se si tratta di Sam dirà no. Se si tratta di Bob dirà anche lui no. Se è Alex la sua risposta sarà sì. Ecco perché se Daniel sente sì può chiedere di riavere i suoi soldi. Sam, Bob e Alex hanno comprato delle caramelle al cioccolato. Sam ha dato a Bob e Alex tante caramelle quante ne avevano già. Poi Bob dà a Sam e Alex tante caramelle quante sono già in loro possesso. Infine Alex dà ai suoi fratelli il numero di caramelle che ciascuno ha in mano. Ora ogni ragazzo ha 24 caramelle. Quante ne avevano all'inizio? All'inizio Sam aveva 39 caramelle, Bob ne aveva 21 e Alex ne aveva 12. È possibile risolvere l'indovinello in questo modo, guarda bene. Bob esce di casa e gira a destra per tre volte. Vuole tornare al punto di partenza, ma ha paura di Sam che indossa una maschera. Cosa sta succedendo? I ragazzi stanno giocando a baseball. Sam vuole attraversare il deserto del Sahara. Questo rischiosissimo viaggio durerà 6 giorni. Purtroppo però un solo uomo può trasportare cibo e acqua sufficienti per 4 giorni. Riesce a calcolare il numero minimo di persone che dovranno aiutare Sam a trasportare cibo sufficiente per attraversare il deserto? Due persone. Supponiamo che i fratelli di Sam, Alex e Bob, accettino di aiutarlo. Non importa che Bob menta sempre. Alla fine del primo giorno avranno cibo sufficiente per 9 giorni. 4 più 4 più 1. E Alex potrà tornare a casa con delle provviste per sopravvivere almeno un giorno. Nel frattempo, Sam e Bob continuano il loro viaggio con delle scorte per 8 giorni. Alla fine del secondo giorno la scorta totale di cibo si ridurrà a 6. Ora Bob è in grado di tenere delle scorte sufficienti per 2 giorni e tornare a casa. A questo punto Sam avrà ancora delle scorte per 4 giorni e sarà in grado di realizzare il suo sogno. Durante la traversata Sam incontra un genio della lampada. Il genio, presentandosi, dice: «Ciao, sono Leo. Se risolvi il mio indovinello esaudirò i tuoi desideri, ma se fallisci mi servirai fino alla fine dei giorni. Affare fatto?» Sam accetta di buon grado la sfida. Ecco l'indovinello. Non è vivo, ma cresce. Non ha polmoni, ma ha bisogno di aria. Non ama lavarsi, ma non è mai sporco. Che cos'è? Riesci a scoprirlo?
La risposta corretta è fuoco. Prima di tutto, Sam chiede al genio un po' di denaro. Davanti a lui compaiono 9 monete d'oro rare e inestimabili. Leo porge a Sam una bilancia dicendo: queste monete sembrano assolutamente identiche, ma una è falsa. La moneta falsa è più leggera delle altre. Qual è il minor numero di pesate di cui hai bisogno per trovare la moneta falsa? La risposta corretta è 2. Per prima cosa Sam deve dividere le monete in 3 mucchietti uguali. Poi deve mettere una pila su ciascun piatto della bilancia, lasciando a terra la pila rimanente di 3 monete. Se la bilancia rimane in equilibrio, significa che le 6 monete sono vere e che la moneta falsa si trova nel terzo mucchio. Ma se la bilancia pende da un lato, Sam scoprirà facilmente quale mucchio contiene la moneta falsa. Spoiler, il mucchio più leggero. In ogni caso deve mettere da parte le 6 monete d'oro e lasciare solo la pila più leggera. Ora può usare lo stesso metodo per trovare la moneta falsa, mettendo una moneta su ogni piatto della bilancia e lasciando la terza in mano. Sam si accorge di avere fame ed esprime un altro desiderio: cenare. Leo inizia a friggere del pesce in una padella in grado di contenere solo 2 pesci alla volta. Ci vogliono 5 minuti per friggere un lato del pesce. Qual è il tempo più breve di cui Leo ha bisogno per friggere 3 pesci in una padella? Minuti. Leo deve mettere 2 pesci nella padella e friggerli per 5 minuti. Poi deve togliere un pesce, girare l'altro e iniziare a friggere il terzo pesce. Deve friggere entrambi i pesci per 5 minuti. Il primo pesce sarà pronto. Dovrà metterlo in un piatto, girare l'altro, rimettere il pesce mezzo fritto nella padella e friggere i 2 pesci per 5 minuti. Voilà, tutti e 3 i pesci sono pronti. Sam lascia il deserto e decide di fermarsi in un piccolo villaggio per riposare. Dopo questo lungo viaggio vorrebbe tagliarsi i capelli e farsi la barba. In questo villaggio ci sono solo 2 barbieri. Nel primo vede un barbiere distinto, con un taglio di capelli ordinato. È ben vestito e il locale sembra ordinato e pulito. Nel secondo negozio invece il barbiere è vestito in modo trasandato, i capelli sono tagliati in modo strano e sui vestiti ci sono le macchie della cena di ieri sera. Il suo locale non sembra affatto pulito. In quale barbiere dovrebbe andare Sam e perché? Poiché ci sono solo 2 barbieri nel villaggio, è ovvio che il barbiere ordinato deve essersi fatto fare i capelli dall'altro. Allo stesso modo, il secondo barbiere deve aver usufruito dei servizi del primo. Pertanto Sam dovrebbe scegliere il barbiere del secondo negozio, perché è più professionale. 2 soci d'affari, Rick e Frank, si incontrano in un ristorante. È una calda giornata estiva. Chiedono entrambi un tè freddo alla menta con ghiaccio. Rick ne ingurgita ben 5 bicchieri durante il pranzo. Nel frattempo Frank invece riesce a malapena a finire un bicchiere. Poco dopo Frank sviene e cade a terra. I medici diagnosticano una grave intossicazione. Rick invece si sente benissimo. La polizia scopre che entrambi i bicchieri contenevano veleno. Come ha fatto Rick, che aveva bevuto 5 bicchieri di questo tè, ad evitare qualsiasi conseguenza? Rick è sopravvissuto perché il veleno era nei cubetti di ghiaccio. Ha bevuto velocemente e il ghiaccio non ha avuto il tempo di sciogliersi. Frank invece ha bevuto il suo tè lentamente e il ghiaccio, sciogliendosi, l'ha avvelenato. Bob compra un pappagallo in un negozio di animali e lo mette in una bella gabbia d'argento. Il venditore avvisa Bob che questo pappagallo può partorire ogni 2 mesi, fino a 5 piccoli alla volta. Quanti pappagalli avrà Bob in un anno? Solo uno, perché ha comprato solo un uccello, non 2. Sono sempre intrappolato nella mia gabbia di vetro. Di solito mi trovo in fondo ad essa. Se salgo in alto divento più caldo, se scendo mi raffreddo. Che cosa sono? La risposta corretta è termometro.
Un padre è rinchiuso in carcere, sua moglie è in bancarotta, il figlio deve vendere il suo albergo per guadagnare un po' di soldi. La figlia non si cura molto degli altri ed è felice. Come si può essere così senza cuore? La famiglia sta giocando a Monopoli e la figlia sta vincendo la partita. Abbiamo disposto 10 monete su un tavolo in questo modo. Tutte insieme formano un triangolo che punta verso l'alto. È possibile invertire la posizione del triangolo e farlo puntare verso il basso spostando solo 3 monete? Ecco il modo più semplice per farlo. Basta spostare le monete come mostrato. Sono sempre davanti a te, ma non riesci mai a vedermi. Che cosa sono? Domani! Rosie e Melanie stanno discutendo. Rosie urla: «Faccio parte di questo club, fatemi entrare!» Melanie risponde: «Vattene subito, non sei un membro del nostro club!» Riesci a capire chi sta mentendo solo guardando questa foto? Entrambe le donne hanno un tatuaggio sul club, ma il tatuaggio di Melanie è leggermente diverso dal logo del club, pertanto la sua affiliazione deve essere falsa.